Lei è Maria Francesca Garritano, 33 anni, ex solista del Teatro alla Scala di Milano, conosciuta come Mary Garrett. È stata ricevuta dal sindaco di Cosenza. La sua colpa è stata quella di scrivere un libro, La verità, vi prego, sulla danza, nel quale racconta le terribili sofferenze per anoressia alle quali sono sottoposte le ballerine. Per quel libro e per alcune interviste è stata licenziata. Di disturbi alimentari soffrirebbe una ballerina su cinque, un caffè e due fette biscottate per colazione, per pranzo uno yogurt magro e una mela o una banana a cena. Questa è la dieta giornaliera di una ballerina. Ma di questo evidentemente non si può parlare. Chiaramente ho impugnato il licenziamento perché credo che le mie parole siano state travisate da un titolo fuorviante. Di fatto però i disturbi alimentari ci sono, quindi vado avanti nella mia battaglia, ci sarà chiaramente una causa. Maria Francesca Garritano è fiera di aver fatto passare un messaggio positivo. Il Sud si è mosso a sostegno non perché c'era una concittadina, ma perché ha riconosciuto che nell'azione che ho subito e soprattutto nel problema che ho sollevato c'era davvero qualcosa su cui andare avanti, qualcosa da approfondire, perché ne vale la pena a livello sociale, perché quello dei disturbi alimentari purtroppo è un problema che c'è a livello nazionale. Purtroppo è molto taciuto perché è difficile parlarne. Il sindaco di Cosenza ha sottolineato l'importanza di affrontare queste tematiche sociali. Io ho incontrato molto volentieri Maria Francesca perché ha sollevato un problema importante, un problema che anziché, voglio dire, provocargli il licenziamento, avrebbe dovuto provocargli casomai la gratitudine di una istituzione come quella della Scala. È un problema che riguarda le abitudini alimentari delle ragazze giovani, che non sono solo quelle che danzano, sono tantissime, credo che sia uno dei problemi più importanti che in questo momento ci sono all'ordine del giorno che riguarda la salute pubblica. Quindi sensibilizzare l'opinione pubblica, i ragazzi, le famiglie, che spesso, voglio dire, incitano magari i figli in senso negativo, proprio sulla competizione estrema, anche in queste arti, in queste discipline, è invece un fatto importante. Per il caso di Maria Francesca Garritano è stata rivolta anche un'interrogazione ai ministri della Salute, del Lavoro e dei Beni Culturali. A Cosenza era presente anche un delegato del sindaco di Roma, Alemanno, che ha preso a cuore la vicenda. Maria Francesca Garritano ha avuto il coraggio di denunciare questa problematica connessa alla danza e noi abbiamo ritenuto che fosse da porre al centro dell'attenzione pubblica. Io ritengo che da Cosenza oggi parta questo messaggio importante, questo messaggio nazionale, non soltanto calabrese, ma di una nuova bellezza, bellezza che anche a livello nazionale deve essere inteso in questo modo, non più quindi come una sorta di vessazione sulle proprie condizioni fisiche.